Devo ricordare un grande amico mio, lo vorrei presentare io, si chiama Andrea Venezia, lui è il più grande, però non si fa mai vedere perché se ci addomandano... Noi l'abbiamo ripreso. Se ci addomandano l'età, se ci domandano l'età, lui non lo dice mai. Diglielo che hai 29 anni, scusa, non c'è niente. Vabbè, compiuti magari, però 29 anni ce li hai. Sì, compiuti, qualche mese in più. Ma dico, avete visto quando è... Ma lei che è un ghepardo, che fa? Mi fa di vedere come zompetta? Tutto merito della musica. Sì, lo faccio a secco, non importa, provi, com'è che fa? Miau. Gagliardo, bravo. Il gruppo di Nanà, perché praticamente a Castocaro non c'è andato solo Nanà. Vabbè che magari Paolo Bonone si è presentato in Nanà, però Nanà è la sua band. La band di Nanà invece come nasce? La band di Nanà nasce, è più che altro un frutto di collaborazione. Cioè, vedi, io credo che, almeno dalla nostra esperienza, che l'idea del gruppo inteso come cioè complesso classico, storico, cioè ormai diciamo un'idea molto superata, cioè i gruppi nascono per morire, quindi un anno, due anni massimo. Sei pessimista? No, non è una questione di pessimismo, secondo me è un fatto oggettivo, il resto insomma ci sono dei gruppi come i Pooh, come i Rolling Stones per esempio, no? Che tirano avanti da 20 anni, ma è più un'impalcatura insomma di un'azienda che non effettivamente l'espressione musicale genuina insomma di come era prima, come poteva essere, come poteva essere prima. Quindi direi più che altro che nasce come una banda, come un gruppo di musicisti che collaborano ad un progetto. In questi termini credo che ognuno possa avere il suo spazio insomma per sviluppare un proprio discorso o all'interno o parallelamente. Cioè, da qui nasce anche l'idea, voglio dire, da qui nascono anche esperienze come la Max Band per esempio, che ha fatto un concerto la sera, non mi ricordo, una sera sì, di... un po' di tempo sì, fa. L'agenda conferma. Esatto. Cioè che come gruppo in sé non esiste, voglio dire, non è un gruppo, perché però magari si riproporrà come gruppo, come Nanà e la sua band, però magari con diversi altri musicisti. Poi magari fra alcuni ci può essere una collaborazione più stretta, più lontana anche nel tempo, come è il caso anche con Nanà, insomma la mia e quella di Nanà. E fino a che insomma ognuno all'interno del progetto trova una sua dimensione, un suo spazio, penso che si può tirare anche avanti. Nella composizione del pezzo che non lo ricotta avete collaborato tutti oppure dopo averlo realizzato siete stati coinvolti? No, Nanà già aveva fatto questo pezzo, già anche registrato in parte, poi l'ha curato ancora meglio con dei discorsi arrangiamenti musicali. Noi abbiamo fatto un po' da scenografia, grazie a Michele che ha fatto un po' di coreografie, abbiamo collaborato. Abbiamo cercato di il pasticcere con i costumi, con il modo anche di espressione. Abbiamo cercato di essere partecipi anche in questo, perché collaboriamo magari nei concerti live, questo era già un discorso fatto e abbiamo fatto da contorno, ecco.